presentati ieri sera come i candidati comaschi del Terzo Polo, che unisce Azione e Italia Viva, per le elezioni regionali in Lombardia a sostegno della candidata alla presidenza Letizia Moratti. La lista è formata da Giovanni Vanossi, imprenditore nel settore culturale turistico e attuale sindaco di Merone, Anna Veronelli, presidente del Conservatorio di Como, Alberto Gaffuri, giornalista professionista, sindaco di Alvese Concassano dal 2009 al 2019, Barbara Ferrari, avvocato civilista, Lorenzo Pedretti, laureando in scienze politiche alla Statale di Milano e Silvia Gorla, manager per un'azienda di consulenza in Svizzera. Alla presentazione ha partecipato anche Carlo Calenda, leader di Azione, che ha parlato delle priorità per il territorio comasco e per la Lombardia. Industria 4.0 per rilanciare gli investimenti sia sul digitale ma anche sulla transizione ecologica e energetica e la sanità. La sanità è un disastro nazionale, abbiamo investito poco, ci siamo scordati di quello che i medici e gli infermieri hanno fatto durante il Covid, oggi le persone hanno liste d'attesa infinite. Ed è la ragione per cui noi abbiamo scelto Letizia Moratti, perché durante il Covid, mentre la regione arrancava con Gallera e Fontana, ha raddrizzato la vaccinazione. E questo per noi è una cosa molto importante, perché la sanità è la maggior parte della spesa regionale.